Venerdì 19 ottobre 2018, nella sala IGEA dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, in piazza dell'Enciclopedia Italiana a Roma, è stato presentato il libro Interpretazione della legge con modelli matematici del professore avvocato Luigi Viola, edito da Diritto Avanzato Edizioni. Un testo rivoluzionario, brillante e per certi versi spiazzante, che si pone a cavallo tra la scienza e il diritto. Accolto con enorme entusiasmo dalla comunità scientifica, il libro del professor Viola ha venduto migliaia e migliaia di copie ed ha sollevato un interesse senza pari in Italia e all'estero, dove è stato tradotto in tante lingue diverse. Un algoritmo alla base di un approccio logico e di una giustizia predittiva, il testo di Luigi Viola si è meritato un primo posto nelle classifiche del Corriere della Sera, ma soprattutto l'unanime considerazione di essere una possibile scoperta capace di aprire nuove frontiere all'innovazione, mettendo l'efficacia di una formula matematica al servizio del diritto. Ad introdurre l'incontro la presidente del Tribunale di Latina, Caterina Chiaravallotti. A moderare il tavolo il magistrato, assistente di studio presso la Corte Costituzionale, Stefano Amore. Subito dopo, alla presenza del professore avvocato Luigi Viola, autore di Interpretazione della legge con modelli matematici, una serie di professionisti e giuristi di grande esperienza hanno dato vita ad interventi di altissimo spessore. Oggi si è tenuto un importante incontro in cui si è parlato di interpretazione della legge con modelli matematici. Essenzialmente si tratta di costruire un modello matematico impostato sulla base dell'articolo 12 delle preleggi. Questo assicura maggiore certezza e prevedibilità della decisione, ma non vuol dire sostituire l'attività del professionista, sia esso avvocato, notaio, giudicante et similia, ma affiancare un nuovo strumento di lavoro per agevolarlo, per assicurare una focalizzazione corretta sui temi processuali. Possono emergere anche dubbi, ma il dubbio è la fonte di ogni certezza. In apertura la relazione dell'avvocato Pietro Chiofalo, D&G Advisory Board e RI presso la Camera dei Deputati. Dei temi trattati ha discusso anche Giuseppe Buffone, magistrato addetto alla Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia. Subito dopo è intervenuto l'avvocato all'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, Marco Scialdone. Altro intervento significativo, quello del professor Piero Sandulli, ordinario di diritto processuale civile. Il convegno di questa sera in fondo suggerisce l'ipotesi di trovare formule che possano in qualche misura aiutare nell'amministrazione della giustizia il giudice a trovare forse più velocemente delle soluzioni da offrire alle parti, tanto in via transattiva, quindi di carattere conciliativo, quanto suggerendo in qualche misura quello che è l'esito del giudizio, cercare appunto di determinare una minore litigiosità, sia per arrivare a una soluzione condivisa della lite, talvolta è necessaria la sentenza in talune fattispecie, oppure per giungere a una sentenza che possa in qualche modo essere poi non impugnata perché in fondo condivisa dalle parti. A termine è stata la volta del magistrato Valerio De Gioia. Dei temi in oggetto ha parlato anche l'avvocato dello Stato Andrea Giordano. Subito dopo ha parlato il professore di diritto privato Michele Filippelli. A prendere la parola anche l'interprete, traduttrice e docente Jasna Geric. È stato un convegno su un libro bestseller, che è un libro che è tra i primi 10 nella top 10 della Amazon e che io poi ho avuto il piacere e l'onore di tradurre sia in inglese che in tedesco. Nella traduzione in tedesco ho completato pochi giorni fa. Dovrò anche tradurre lo stesso libro in francese ed in spagnolo. Devo dire che è stata una sfida enorme, sono stata veramente onorata e lusingata che il professor Viola mi ha commissionato la traduzione in diverse lingue del suo prestigiosissimo libro. A prendere la parola anche Gianfranco Daietti, già presidente del Tribunale di Sondrio e profondo conoscitore di informatica giuridica.
per gli algoritmi si può dire che la gente ha paura di questo nome. L'algoritmo è un nome che crea ritrosia e impaurisce. In realtà l'algoritmo altro non è che una regola strutturata, organizzata e che si coordina con altre regole e dà un risultato. E deve essere estremamente coerente. L'algoritmo non soffre non può essere un incerto. Questo è l'elemento dell'algoritmo. Io ho creato gli algoritmi, conosco dei linguaggi di programmazione e ho avuto la possibilità di creare delle regole giuridiche che possano essere applicate direttamente da un giurista. Il giurista mette gli elementi, l'algoritmo analizza gli elementi che sono stati dati e fornisce un risultato secondo un algoritmo che rappresenta la sequenza della regola normativa. L'algoritmo che ho creato per il diritto di famiglia è stato basato su un'analisi dei grandi dati. I grandi dati sono la quantità di informazioni che vengono raccolte all'interno di certe strutture istituzionali. In particolare, io ho analizzato tutte le separazioni consensuali che sono entrate nel Tribunale di Sondrio e ne ho parametrato tutti gli elementi qualificanti. Poi ho fatto un'analisi, della frequenza con cui i coniugi si riconoscevano o non si riconoscevano in assegno in relazione a certi redditi che ognuno percepiva, e a questo punto ho potuto creare una regola di controllo di quelle che sono gli usuali comportamenti sociali delle parti. Da questi comportamenti sociali ho tratto le regole che non ho inventato ma ho rilevato. Le conclusioni sono state affidate al magistrato Stefano Schirò, presidente della prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione.